Buonasera a tutti, e non era previsto questo mio intervento assolutamente. Sono venuto, come dire, per un discorso di continuità rispetto alle cose, che si sono dette in precedenza, negli anni scorsi, perché, personalmente con il Comune di Avice abbiamo cominciato nel 2010, a cercare di rivalutare un bene che per troppo tempo magari era rimasto lì, fermo, nascosto, il famoso guado del fiume Calore dove c'è il Ponte Rotto, il famoso battezzo, quindi a metà strada della Viabbia e niente, quindi personalmente con l'associazione locale cominciamo, ripeto, nel 2010, portando anche in quella circostanza la dottoressa Tomani, attualmente tua collega, la quale ci aiutò molto, era anche presente all'epoca l'attuale sindaco, sì, il quale partecipò. E già lì, insomma, diciamo, da una semplice manifestazione, come dire, notavamo che c'era un entusiasmo, quell'entusiasmo che oggi si sta concretizzando e si concretizzerà breve un protocollo d'intesa tra questi 8 comuni a cavallo tra comuni sanniti e dell'Irpinia, quindi partiranno da Benevento, San Giorgio del Sannio, San Nicola Manfredi, Calvi, Apice, Lenticano, Bonito, Mirabella. Progetto interprovinciale che può dare sicuramente maggiore valore e anche, come dire, accendere una luce, un faro più grande da porre poi all'attenzione di chi è che sei là. È vero che le istituzioni a volte fanno, come dire, la loro presenza, poi vanno via, però noi con questo atto vogliamo far sì che chi è che sta in alto possa capire che ci sono delle persone, dei comuni che vogliono investire su un proprio paesaggio e su quelle che sono le emergenze archeologiche ed architettoniche. Giorno 25 ho avuto l'onore di avere ad Apice Riccardo Carlomarini, grazie all'associazione Monte Sacro, dove stasera è presente l'ingegnere Fausto Altavilla, il quale ha sposato con noi questa iniziativa, e il giorno successivo, domenica, facemmo questa passeggiata di 12 km tra Benevento e Ponte Rotto, dove poi le associazioni locali ci hanno accolto e hanno fatto sì che la giornata continuasse. Ci sono dei bandi che scadono a breve. Come Comune di Arce, come Comune capofila di questi 8 comuni, noi stiamo cercando di relazionarci con, tra virgolette, i vertici. Vediamo se è possibile intercettare qualche fondo, ma non perché si debba intervenire sulle strutture, sugli immobili, ma perché si faccia soprattutto una campagna mediatica affinché si possano accendere i riflettori, come si diceva, su quella che è stata la prima vera via di comunicazione prima di Santiago. Santiago, altro discorso, in parte sono d'accordo, in parte non sono d'accordo, perché anche io ho fatto il cammino di Santiago, però io dico questo e vi lascio, vi saluto e chiedo scusa se mi sto problemando. Santiago personalmente mi ha regalato delle emozioni, la Viabbia me ne regalerà delle altre. Io quest'anno avevo deciso di riandare di nuovo a Santiago, molto probabilmente con la mia compagna andremo sulla Viabbia, ma soprattutto per ricercare quelle strutture di accoglienza affinché un viandante, un pellegrino, un curioso, un camminatore, chiamiamolo come vogliamo, possa trovarsi in condizione di non spendere 40-50 euro al giorno, perché non tutti possiamo permettercelo. E quindi sarà soprattutto un lavoro di ricerca e per poi passare e vedere se si può concretizzare rispetto, non
non lo so, la creazione di un opuscolo, di un libro, di un'associazione che possa fare da riferimento per questo segmento, ma vediamo se riusciamo ad adattarci. Detto questo, io vi ringrazio e niente, vi saluto e crediamo tutti quanti in questo grande progetto della Piaggia. Grazie.